Come vedete, abbiamo già collegato direttamente da Parigi il nostro caro professore Pierre Sorlen. Non c'è bisogno di presentazioni, penso che lo conosciate tutti. E ci fa molto piacere averlo qui come nostro ospite a questa giornata di studi in onore di Pasquale Iaccio. Gli cedo subito la parola, lui ci parlerà del metodo di Pasquale Iaccio o come smascherare il passato grazie al cinema. Grazie Pier, a te la parola. Buongiorno a tutti e soprattutto buongiorno Pasquale. Siamo tutti felici, lieti di essere con te oggi e di poter ringraziarti per tutto quello che hai fatto, la tua opera molto importante, i tuoi lavori, ma soprattutto la tua amicizia. Uno storico inglese, Hobsbawm, ha chiamato il Novecento il secolo breve, secolo iniziato con la prima guerra mondiale e chiuso più o meno nel 1990 con l'inizio della corsa allo spazio. E in questo secolo è successo un'evoluzione che è difficile da spiegare. All'inizio del Novecento l'Europa è probabilmente il continente più potente nel mondo. Ha già sistemato la sua importanza, la sua forza nella maggior parte dell'Africa, anche in Asia, a molti punti dove si è esposto, e in America Latina la sua influenza è enorme. Allora, come spiegare che alla fine del Novecento o all'inizio del XXI secolo l'Europa sia diventata una piccola collezione di stati, minuscoli stati, tutti concentrati sui loro problemi e totalmente senza influenza sull'evoluzione del mondo nei confronti di tre potenze dominanti, Russia, Cina e Stati Uniti. E evidentemente per capire questa evoluzione talmente sorprendente, bisogna probabilmente spiegare quello che è successo lungo il Novecento. E per questo hai fatto insieme a Piero un enorme lavoro di spiegazione di studio. Bisognava tornare all'inizio del Novecento e bisognava seguire la sua evoluzione. Bisognava capire come questa Europa poco a poco si è autodistrutta. E questo l'avete fatto tutti e due usando un metodo molto originale, un metodo che probabilmente nessuno prima di voi aveva mai usato. Non vedere gli eventi più importanti, le guerre, i conflitti, le crisi, ma parlare di un settore che sembra totalmente secondario, di poca importanza, che è quello della cultura e particolarmente della cultura di due settori che ci dicono molto sui comportamenti e sulle aspettazioni di una popolazione. Voglio parlare del teatro e del cinema. Di solito gli storici considerano questi due settori, tutto il settore dello spettacolo, come un aspetto totalmente secondario.
mentre tutti e due, e tu particolarmente, ne avete fatto il centro della vostra osservazione. Tu, Pasquale, hai particolarmente lavorato non solo sullo spettacolo, ma sull'evoluzione della relazione tra la popolazione, particolarmente in Italia, ma quello che hai dimostrato può essere applicato ad altri paesi, l'evoluzione della relazione tra la popolazione e lo spettacolo. Perché è questo che è la cosa più importante. Come la gente ha vissuto lo spettacolo e come attraverso lo spettacolo si è creato una relazione non essenziale, ma è molto importante, tra il potere e la popolazione. E hai studiato con grande attenzione, in particolare, l'evoluzione del teatro, dello spettacolo in generale, durante il fascismo. Allora, può sembrare un aspetto poco importante. Si sa che Mussolini si interessava soprattutto al teatro e che poco a poco si è reso conto dell'importanza fondamentale del cinema. E fino a un certo punto avrebbe preferito donare la precedenza al teatro, ma ha dovuto, e la sua opera lo dimostra, ha dovuto mettere in primo piano il cinema con la creazione, lo sviluppo straordinario di Cinecittà e quello che possiamo chiamare l'esplosione del cinema italiano, che negli anni 38-39 è diventato probabilmente il più importante, almeno in Europa. Allora, tu hai cercato a analizzare tutto questo, tutta questa politica dello spettacolo e attraverso questa analisi arrivare a definire le linee più importanti dell'evoluzione della cultura italiana nel tuo caso, ma si può anche applicare al resto dell'Europa. Qual era la situazione all'inizio? E per questo, per capirlo, bisogna risalire all'inizio del Novecento. All'inizio del Novecento l'Europa è la potenza più importante del mondo. Attraverso la colonizzazione dell'Africa, attraverso la sua sistemazione in Asia, è riuscito a essere non la potenza più, militarmente più forte, ma sicuramente finanziariamente il centro del mondo. E come spiegare, come arrivare a questo declino del quale siamo tutti stati testimoni. Allora avete fatto una, insieme a Piero, una sorta di marcia indietro. Avete voluto ripartire dall'inizio e ripartire dall'inizio del secolo e seguire come attraverso questo aspetto molto molto particolare che è lo spettacolo capire questa trasformazione. E nei tuoi lavori c'è un'attenzione particolare a questo aspetto della storia. Hai fatto una bellissima ricerca su il teatro e il cinema, l'evoluzione del cinema e del teatro negli anni 30. E la scelta non è casuale, perché dopo
un'assenza totale di politica da parte del fascismo negli anni venti, con questo risultato che lo spettacolo cambiava da una provincia all'altra e non c'era nel senso proprio uno spettacolo politico. A partire dagli anni 30, come l'hai dimostrato, c'è all'opposto una vera politica teatrale prima di tutto, ma anche una politica del cinema. Politica che hai analizzato in maniera molto intelligente e molto innovatrice, perché sei andato a vedere non solo gli spettacoli, era importante, ma anche l'evoluzione del pubblico e il rapporto tra questa evoluzione del pubblico, lo spettacolo e soprattutto la politica del governo. Come l'hai dimostrato, il Duce è stato costretto a fare una cosa che all'inizio non voleva fare, che era il sostegno sistematico, voluto e molto efficace al cinema. Fare del cinema, insomma, la vetrina di un'Italia che prima, negli anni che hanno preceduto la guerra, faceva sì che in tutti i festival il cinema italiano aveva i premi più importanti. Dunque hai disegnato, attraverso questo studio dello spettacolo, tutto un aspetto poco conosciuto della politica fascista, come è una cosa che può essere sorprendente per quelli che non hanno fatto come te questo studio, cosa sorprendente che il fascismo ha dovuto negoziare col pubblico. Una cosa poco conosciuta e che ha messo in evidenza, Mussolini avrebbe voluto sviluppare, perché è molto più facile fare propaganda attraverso il teatro, avrebbe voluto fare del teatro l'arte principale del fascismo. E come l'hai fatto capire, ha dovuto mediare col pubblico. Può sembrare una cosa stranissima, ma è esattamente quello che è successo. Duce ha dovuto accettare che il cinema sia lo spettacolo fondamentale e soltanto dovuto insistere sul fatto che questo cinema doveva indirettamente fare propaganda. Dobbiamo ricordarci che fino al 38 la stragrande maggioranza delle proiezioni in Italia erano proiezioni di film americani, e soltanto nel 38, a partire dall'Etiopia, che il cinema italiano è diventato quasi l'unico spettacolo e che Cinecittà ha conosciuto un'epoca di grande gloria. Allora tutto questo ha saputo dimostrarlo e ha saputo fare capire come questo era successo e come inizialmente, senza volerlo, il fascismo ha fatto del cinema italiano quello che era prima della Seconda Guerra Mondiale. Ma al medesimo tempo non sei occupato soltanto di politica cinematografica, ma hai anche voluto capire attraverso esperienze personali come questa evoluzione è stata vissuta. E per questo hai scritto una splendida, straordinaria biografia di Franco. E Franco oggi
un poco dimenticato. Ma come lo fai notare nella tua bella biografia, all'inizio del ventennio fascista, negli anni venti, Bracco era il grande drammaturgico italiano, a un punto tale che si è parlato di lui per un premio Nobel. Dunque, dato l'importanza del premio Nobel, dare a questo famoso drammaturgico il premio sarebbe stato per il fascismo un passo avanti importante. Ciò nonostante, dato il fatto che Bracco era un opponente radicale al fascismo, Mussolini, che è una cosa unica nella storia del premio Nobel, Mussolini è intervenuto personalmente per impedire questa attribuzione del premio e preferire un'altra soluzione. Dunque, hai fatto sentire questa personalità eccezionale di Bracco. E nella tua biografia, evidentemente, fai risalire gli aspetti più importanti della sua opera, ma soprattutto quello che ti ha interessato è la posizione politica, più che politica, la posizione morale di Bracco. Come Bracco ha fin dall'inizio sacrificato la sua carriera, il suo avvenire, per essere fino a un certo punto il più importante oppositore a Mussolini. E allora nella tua biografia sei riuscito a fare non soltanto una bella opera di storico, ma hai fatto del tuo libro su Bracco un libro di morale politica. Capire come un individuo che sa perfettamente che non ha nessun potere, nessuna possibilità, e che basterebbe per lui fare un'allusione molto breve, molto poco importante, sia al Duce, sia al fascismo, per ottenere l'appoggio totale del regime. Invece di fare questo, ha il coraggio di mantenere ufficialmente, apertamente, la sua opposizione. E ha scritto un bel libro, perché è un libro non soltanto di storia, ma un libro di politica morale. Ci ha fatto capire come un uomo solo, isolato, senza influenza, può resistere, perché è convinto che quello che fa è il suo dovere. Allora, evidentemente, si è fatto una domanda: ma fino a che punto è stato una resistenza utile? È quello che dimostri, e mi sembra l'aspetto più bello del tuo libro, è che lui sapeva perfettamente che quello che faceva era, e lo dico con virgolette, che quello che faceva era inutile, che non avrebbe nessuna influenza. Ci sono state piccole manifestazioni individuali per dire sì, sei stato molto bravo, siamo d'accordo, ma erano manifestazioni nascoste, fatto senza pubblicità. E insomma, quello che hai dimostrato nel tuo libro è la forza di un'opposizione morale. E alla fine del tuo libro ti fai una domanda molto importante. E cosa vuol dire fare come ha fatto Bracco,
una resistenza inutile e metti benissimo in evidenza da una parte il carattere personale, individuale, il coraggio di un uomo che sa che non avrà influenza, ma che il solo fatto di essere l'unico a resistere per il futuro ha una grande importanza. Il tuo libro, che è molto bello, è anche un libro di morale politica e voglio insistere su questo. Oggi le tue domande che fai nel libro sono di un'attualità straordinaria, perché siamo in un momento molto strano, un momento in cui bisogna chiedersi dove va l'Europa e particolarmente in Europa, dove va l'Italia. Inutile di insistere su questo punto, ma tutti sappiamo che quello che succede in questo momento è per tutti noi, le cose, penso per tutta l'Europa, una situazione molto preoccupante. E allora, cosa che ci fai vedere è che il coraggio di Bracco, per inutile che possa sembrare, è anche la risposta più importante che possa fare. Dunque, voglio ringraziarti per questo libro e ringraziarti per la tua lezione di coraggio politico e insistere sulla totale attualità del carattere urgente di un volume come questo. Grazie Pasquale, ci ha dato una bella lezione di morale. Allora, noi continuiamo con l'intervento della professoressa Antonia Lezza. Riprendiamoci Bracco, quindi di questo personaggio che tu hai citato tante volte e che è stato citato anche nei giorni, anche nell'incontro di ieri e di stamattina. Dovendo decidere che cosa avrei dovuto dire, insomma, come sarei dovuto intervenire, ieri e oggi abbiamo assistito ad una serie di interventi molto, molto interessanti, a tutti devo dire, ho pensato che la cosa più naturale della quale io mi potessi occupare era appunto Bracco, visto che questo studio su Bracco l'abbiamo condiviso, che anche io ho scritto qualche piccola cosa su Bracco, più sull'aspetto appunto filologico testuale delle opere di Bracco. E abbiamo fatto dei convegni, per cui Bracco mi sembrava un discorso interessante, ma mi sembrava anche un discorso interessante alla luce di quello che ha detto prima Sorlen, tante cose importanti, ma soprattutto su Bracco, di questo coraggio politico che ha avuto Bracco e che ha avuto poi Pasquale Iaccio di occuparsi di lui. Cioè questa personalità importante che è veramente potrebbe essere di grande esempio per l'attualità e per le generazioni future. Allora, perché appunto Bracco va ripreso? Bracco va ripreso perché è un autore molto importante, per la sua coerenza, per essere stato un incrollabile antifascista, coerente fino alla fine, e l'ha dimostrato benissimo Pasquale Iaccio nel suo importante volume, Un intellettuale intransigente, che è stato più volte citato ieri e oggi, Il fascismo e Roberto Bracco del 92, cui sono seguiti una lunga serie di contributi, tutti di forte spessore e di indiscutibile valore, in cui appunto Pasquale ha affrontato una serie di aspetti della personalità di Bracco, il rapporto con Lucio D'Ambra, il cinema, la questione editoriale, cioè la questione delle pubblicazioni delle sue opere, soprattutto teatrali, con Sandrone e Mondadori, la censura fascista, in particolare il caso dei Pazzi, il rapporto con Giovanni Amendola. Questo naturalmente per citare soltanto alcuni filoni della ricerca compiuta da Pasquale Iaccio su questo importante intellettuale che meriterebbe una attenzione diversa.
Di recente Pasquale Iaccio ha scritto un'altra monografia, nella sua ultima monografia intitolata Uno scomodo testimone Roberto Bracco tra arte e politica, dove appunto fa il punto sullo stato dell'arte, sugli studi più interessanti sull'autore napoletano, soffermandosi, cosa di cui ha parlato Sorlebbe prima, sulla candidatura di Bracco al Nobel, che fu bocciata, caso unico e raro, dal governo italiano. Iaccio nota che non era mai avvenuto prima che una candidatura al prestigiosissimo premio fosse ostacolata dal governo di appartenenza del candidato, una cosa veramente sconcertante. Bracco fu un giornalista colto, un drammaturgo originale impegnato, un novelliere acuto e sagace, uno sceneggiatore di notevole portata, perché fece anche le sceneggiature di alcuni suoi film, tratte da opere sue, un autore di canzoni indimenticabili, un poeta, un traduttore, un recensore, un regista. E allora ci domandiamo, ed è lecito domandarcelo, perché questo oblio? Perché di Bracco si parla saltuariamente in maniera sempre occasionale? Se si pensa che i suoi libri all'epoca si traducevano in diverse lingue dai paesi scandinavi all'America Latina, se si pensa che un referendum, qui io cito lo stesso Iaccio, lo riconobbe come l'autore più conosciuto prima della Grande Guerra. Tutto questo si deve aggiungere che Bracco non solo si occupò di vari ambiti disciplinari, dalla letteratura al giornalismo al teatro, ma ebbe anche un ruolo attivo nella politica sociale e nella vita politica, scusate, sociale, non solo, ma ebbe, per quanto concerne il teatro, anche forti rapporti con gli autori, con i drammaturghi coevi, con tutti gli intellettuali che dell'epoca sua, fu anche tra i fondatori della SIAE. Insomma, Bracco non è un intellettuale che se ne sta appartato nella sua officina di scrittore, ma è un soggetto, un intellettuale molto attivo. Allora, che cosa avvenne durante la sua vita? Fu ostacolato dal regime, ebbe una vita molto difficile e complicata, piena di insidie, fu abbandonato dalla maggior parte dei suoi amici, fu ignorato, e questo è importante ribadirlo, perché ogni regime totalitario, oltre che colpire direttamente e palesemente il proprio oppositore, lo emargina, lo ignora decretando nella cancellazione. E questa è una componente che non va sottovalutata, l'emarginazione. L'emarginazione che, devo dire, esiste anche non nei regimi totalitari, ma nei regimi lobbistici, cioè ci sono delle lobby culturali, politiche e sociali che emarginano gli intellettuali o comunque i personaggi che non fanno parte dell'entourage. Quindi questo è un aspetto molto presente anche oggi ai noi. Allora, che cosa avvenne appunto? Avvenne tutto questo ed è una componente l'emarginazione. Questa sorte non è toccata solo a Bracco, ma anche ad altri autori ostacolati e invisi al regime. Uno di questi è Raffaele Viviani, che dopo la Prima Guerra Mondiale dove cambiare il suo repertorio e che dal 24 in poi fu costretto a rivedere molte delle sue opere. Di questo è testimonianza tutto il materiale esistente nei faldoni. Anche ieri sono stati più volte citati questi faldoni dell'Archivio di Stato di Roma, dove esistono appunto copioni emendati, censurati dall'allora prefetto Zurlo, sia per Bracco sia per Viviani. Però c'è una bella differenza per Bracco. Bracco non è capocomico come Viviani, quindi Bracco può andare avanti tra mille difficoltà, ma non deve mettere in scena le sue opere, cioè non deve campare. Viviani deve campare. Quindi spesso è costretto anche a trovare degli escamotage per cercare di risolvere, di andare in scena. Problema che non ha sentito Bracco, perché Bracco è comunque un autore, drammaturgo, non è un capocomico. Allora, a questo aggiungerei poi un altro aspetto molto delicato, che è l'aspetto della pubblicazione e la diffusione dei testi. E questo è valido sia per la letteratura che per il teatro.
se i testi non vengono pubblicati non succede nulla, cioè gli esempi di epistolari in cui si parla dei rapporti intercorsi tra gli autori e di consigli e di raccomandazioni a pubblicare sono numerosi, da Achille Torelli a Salvatore Di Giacomo, Ferdinando Russo a Roberto Bracco, la stessa Paola Daniela Giovanelli, che è una docente di letteratura teatrale italiana, già docente all'Università di Bologna, ha scritto appunto un quaderno dedicato proprio all'epistolare su Bracco e Sabatino Lopez, con una prefazione di Pasquale molto interessante che mette in luce questi aspetti. Allora, se nessuno legge i testi non c'è scambio, per cui la loro circolazione è assolutamente inesistente o limitata a una piccola cerca di amici. Per le messi scene è la stessa situazione. Se i testi non vengono rappresentati, sono destinati a morire nei cassetti che custodiscono i copioni. Questa condizione non corrisponde alle commedie o ai drammi di Bracco, però, che comunque vennero rappresentati con qualche difficoltà, ma sempre vennero rappresentati e con successo. E sono gli anni però intorno alla Seconda Guerra Mondiale che vedono Bracco in una situazione difficile di declino. La conferma in una lettera inedita, non più inedita, oggi edita, che Iaccio ha pubblicato nella recente monografia di cui ho parlato prima, in cui Anna Maria Ortese si rivolge a Bracco con parole di elogio verso le sue opere e dice: ho divorato, cito, non letto tante cose sue in questi giorni e dalle più famose alle più modeste quasi tutto mi è piaciuto, Sperduti nel buio, Il piccolo santo, eccetera. A questo va aggiunto un altro tassello molto interessante di cui ci parla Antonio Grieco in un suo recente contributo in corso di pubblicazione intitolato Ritornato a Bracco per capire il presente. Io ho avuto questo suo contributo per gentile concessione dell'autore, come si dice, in cui il critico fa riferimento ad un luogo del romanzo di Elena Ferrante, Storie di una bambina perduta, in cui Lenù deve recarsi alla Biblioteca Nazionale di Napoli per cercare un vecchio volume di Roberto Bracco che si intitolava Nel mondo della donna. Una riflessione sulla questione femminile che sin dall'inizio possiamo considerare, questo cito me stessa, una componente essenziale della sua poetica, presente sia nel teatro che nella produzione saggistica, caratterizzata proprio dall'impegno sociale e dall'originalità dei temi trattati. Poi quindi per la pubblicazione dei testi, anche qui tutto un problema, alcuni testi singolarmente furono pubblicati come avveniva in quegli anni in riviste specializzate, quindi diciamo sparsi. Poi dopo ci fu tutta la questione con Sandron, alcuni furono pubblicati nelle edizioni Sandron, poi con Mondadori, tutta la questione Mondadori, cioè sembra che Bracco non abbia vita facile mai niente. E, però poi a un certo punto nel 1945 Bracco decide di riprendere tutti i suoi testi con l'edizione Carabba di Lanciano. E qui, questo io mi sono occupata molto dell'edizione Carabba in un mio studio, perché era proprio molto interessante l'edizione Carabba, perché è molto interessante, perché Bracco ha ripreso una serie di testi, li ha emendati, li ha chiosati, e li ha in un certo qual modo resi più moderni secondo delle sue esigenze. Ma quello che è bello, importante, è che negli ultimi tre volumi, Nell'arte e nella vita, sono pubblicate tutti i suoi interventi critici su argomenti vari, dallo spiritismo all'emancipazione femminile, al divorzio, dimostrando quello che cercavo, che ho detto prima, che Bracco è un autore, come si dice poliedrico, un autore che ha mille interessi di tipo scientifico, ed è appunto, oltre a essere un intellettuale intransigente, è un grande intellettuale multanime e poliedrico. Io in quel saggio, pubblicato appunto in un volume collettaneo, pubblicavo addirittura con una acribia, una caparbietà di cui oggi poi farei a meno alla luce dei miei anni, pubblicavo tutto l'elenco di tutti i titoli di quei tre volumi, proprio perché
per dimostrare quali erano questi benedetti titoli di cui si parlava così vagamente, invece sapere questo che ha scritto, anche perché, e qui ritorniamo al concetto di diffusione dei testi, quell'edizione è rara, perché la casa editrice Carab fallì, ci fu un incendio nei depositi, per cui Bracco, sempre sfortunato, non quella edizione è rarissima, però per fortuna la biblioteca di Salerno, qui della nostra università, esiste la collezione completa, perché io una volta che ho trovato questa, in antiquariato quest'opera, la feci acquistare. Quindi alla biblioteca nostra qui dell'Ateneo esiste, e lì si vede qual è appunto la produzione maestosa di questo grandissimo intellettuale. Il caso Bracco, quindi, che cosa consisterebbe pertanto nell'ostruzionismo durante il fascismo, nella scarsa attenzione della sua opera anche dopo il 45, nella ripresa episodica dei suoi testi dalla fine del secolo scorso ad oggi. Iaccio fa riferimento a una serie di appuntamenti in occasione di anniversari in cui si è ripreso. Allora abbiamo detto, abbiamo partecipato a vari convegni, diciamo l'Istituto della Resistenza, Guido D'Agostino è stato uno dei fautori di questi incontri. Il primo aspetto però, cioè quello più importante però, è poi il canone, e qui viene fuori un problema di cui mi sono occupata spesso, cioè il canone e l'anticanone. Bracco è un irregolare, un autore scomodo, pertanto non rientra nei percorsi formativi dello studio della letteratura italiana, pur avendo scritto novelle, saggi critici, poesie. Raramente è stato oggetto di studio nei programmi universitari, né tantomeno in quelli scolastici. Uguale sorte è toccata ad autori di rilievo che non hanno trovato spazio nei percorsi universitari, da Bontempelli a Campanile, di Nabuto Teatrale, da Marco Praga a Viviani. Edoardo sì, Viviani no. Eppure studiando l'opera di Viviani è possibile approfondire i generi teatrali, la civiltà teatrale dal 17 agli anni 40. Nelle antologie scolastiche assente Viviani come assente Bracco. Qui è il fulcro del problema. Se non si conosce di un autore, come si può pensare di approfondirlo o di trarne spunti nuovi di ricerca? La ricerca, anche quella umanistica, dovrebbe alimentarsi di nuovi elementi, di ulteriori spunti di indagine per affrontare altri percorsi. La ricerca universitaria, poi, io ho molto spesso messo in evidenza questo aspetto, dà maggiore spazio, anche ieri si parlava, lo faceva Sainati, degli ambiti disciplinari, è dato molto spesso spazio ad ambiti, diciamo, ben ristretti, autori canonici o a quelli che per qualche motivo possono essere, diciamo, recuperati con cautela, senza troppi rischi. Insomma, non bisogna andare oltre il canone, perché si corre il rischio di compiere un percorso vano. Certamente ha giovato a Bracco l'edizione del suo teatro, la nuova edizione delle novelle, una serie di contributi interessanti pubblicati in riviste dei settori, però non in pubblicazioni di diffusione ampia, è già qualcosa, ma occorre insistere. In che modo? E qui viene la mia proposta. Se è utile, quando ci facciamo queste nostre cose, cercare di andare un po' avanti e fare qualche proposta, non lo so. Che cosa? Con la comunicazione attraverso, per esempio, i giornali, i media. Mieli si è occupato della cultura, Paolo Mieli, della cultura del periodo fascista, in particolare degli intellettuali beneficiati dalle sovvenzioni, da Ungaretti a Quasimodo, da Corrado Alvaro e Elio Vittorini. Ne parla proprio Pasquale Iaccio nella sua monografia e fa riferimento all'articolo di Paolo Mieli intitolato L'italietta intellettuale al libro paga del Duce, apparso sul Corriere della Sera nel 2010. Mieli nell'articolo fa riferimento proprio al testo di Pasquale, l'intellettuale intransigente. Allora, che cosa sarebbe auspicabile? Che in una delle trasmissioni di Rai Cultura si parlasse a fondo di Bracco e del suo ruolo all'interno della storia culturale italiana.
così come sarebbe auspicabile che gli istituti italiani di cultura, che negli ultimi anni in verità non mi sembra che abbiano proposto percorsi troppo innovativi, proponessero lo studio dell'opera di Bracco come rappresentante di un'Italia coraggiosa, colta, eticamente ineccepibile. Ma di questi tempi ho qualche timore. Però una bella notizia, Pasquale Iaccio mi diceva che proprio grazie a Mieli è quasi ultimato un film per la televisione su Bracco, quindi per esempio già un film su Bracco potrebbe essere l'inizio di un interesse verso quest'autore. Quindi solo attraverso interventi seri, programmati, è possibile cambiare lo stato delle cose. Occorre sostituire, questo è il punto importante secondo me, a un atteggiamento di imbarazzo e di reticenza verso un grande intellettuale come Bracco, un atteggiamento positivo, propositivo. Lo ha fatto appunto Pasquale Iaccio nei suoi importanti contributi critici, lo abbiamo fatto alcuni di noi in occasioni di convegni altri. Nel sito, per esempio, sul Teatro Napoletano, ideato da me, che è nel dominio UNSA, c'è un link dedicato a Bracco. Ora, il Dipartimento, quindi veniamo alle cose concrete e importanti, il Dipartimento presieduto appunto da Luca Cerchiari ha finanziato due contratti di implementazione e aggiornamento del sito, due contratti dati a due che hanno vinto appunto, sono stati assegnati a due giovani studiose laureate qui da noi che si stanno occupando dell'aggiornamento di questi link. Uno dei link è appunto Bracco, dove saranno inseriti altri elementi. Per cui per esempio l'occasione di questa implementazione del sito potrebbe essere un'occasione attraverso sempre giornali, media e quant'altro di ritornare sull'argomento e dire guardate l'Università di Salerno si è occupata di quest'autore o si sta occupando. Chi altro c'è stato di interessante dal punto di vista della messa in scena? C'è stato un allestimento un progetto fatto da un gruppo di teatranti di periferia di Cicciano, vicino Nola, la Carrozza d'Oro, che ha messo in scena in piena pandemia nella sartoria del San Nazaro, ha messo in scena pezzi dei pazzi insieme al monologo di Sonia, e poi un intervento più interessante, la riscrittura e l'adattamento dell'Internazionale fatto da un regista già più maturo che è Giovanni Meola, il quale Giovanni Meola ha un progetto Bracco che realizzerà nel prossimo biennio, anzi lui per ragioni sue di lavoro, sapete chiunque ha a che fare, le mie colleghe teatrologhe mi potranno capire, chiunque ha a che fare col teatro deve sempre, il teatro agito, deve scappare, correre, vedere che succede, andare a all'inizio, lui sta in questa corsa spasmodica di finanziamenti, per cui mi ha detto di comunicare questa notizia come anteprima e di salutarmi, l'ha detto 3 volte, mi saluti in maniera riverente il professore Iaccio, cosa che io faccio, ti saluta con inchinandosi. Allora, Giovanni Meola, il quale mise in scena questo Internazionale, che fu un allestimento molto bello, molto convincente, a parecchi di noi piacque, ci fu un adattamento del testo, un'interpretazione anche molto convincente, a Teatro Galleria Toledo, si conclude. Al Teatro Galleria Toledo. Che cosa c'è da dire di importante di questo Internazionale? Vedete l'attualità di questo messaggio, che nella scenografia il regista pone una grande cartina dell'Europa a terra e questo personaggio, Mignon, che è una cocotte, spiega quali sono i luoghi della guerra, come l'Europa durante la prima guerra è tutta appunto belligerante e bellicosa. E lei è contro la guerra, cioè Bracco, e questa è la grande novità, mette questo messaggio di pace, questo messaggio pacifista sulle labbra di chi? Non di un intellettuale, non del suo
suo impresario, ma di una cocotte, cioè di una donna che siderebbe, che non ha, non avrebbe avuto, diciamo, la sensibilità verso questo tipo di problema. E in questo Bracco è scomodo, cioè Bracco non è solo scomodo perché si oppone al fascismo, perché si oppone all'autorità, è scomodo perché scrive per esempio contro il turismo di massa, in un'epoca in cui nessuno si sognava di dire, non ci possono dire di alzarci, andare a letto e mangiare quando qualche capo gruppo ce lo dice, questo insomma negli anni 20, che è impensabile. Oggi tutti dicono le città d'arte invase da questo turismo di massa. Lui l'aveva detto, però aveva aggiunto: non vorrei che i giovani siano contro di me per quello che ho detto. Cioè lui sa essere, quello il suo problema, sa essere impopolare, perché chi spesso è onesto e gloriosamente onesto è spesso è anche impopolare. Questo è il problema di Bracco, oltre all'intransigenza, perché si può essere intransigenti e poi finisce là. Ma ora chi lo riacchiappa questo soggetto? Chi lo riacchiappa quest'opera così complessa? È molto complicato, diciamolo. Chi è che si cimenta? Perciò io dico, uno come Meole è stato bravissimo a metterci le mani. Chi è che ci mette le mani in un teatro, in un testo così complesso e anche, diciamo, che va un momento anche attualizzato? Allora, e ora veramente concludo. Un'altra, si dice che fu un epigone di Ibsen, o qualcuno con ironia, ma direi con un certo disprezzo, lo definì l'Ibsen di fuori grotta. Ma questo appellativo è vero in parte, non l'Ibsen di fuori Ibsen. Perché Bracco è più attuale di Ibsen, perché quelle tematiche comuni a entrambi sono da Bracco affrontate con un approccio più sperimentale, scientifico, mai assiomatico. Alle eroine di Ibsen corrispondono le donne di Bracco, così tenuamente definite e descritte. È nell'ossimoro la cifra stilistica di Bracco, perché Bracco è poeta come Moscato. Io non c'ho tempo, ma se vi leggessi un pezzo della sua descrizione di Napoli e del Golfo, è di una bellezza sconfitta, è poesia, un pezzo di prosa. Ora non ho tempo, mi scrivo conclusioni e conclusioni. Dal punto di vista formale c'è sempre o quasi sempre nell'opera di Bracco una cifra, e questo è un altro aspetto importante, riconducibile all'ironia. Pure questo è un aspetto che non va sottovalutato, sia nel teatro come nelle novelle. È proprio il passaggio da un registro all'altro che ne determina la sua originalità e modernità, ma anche una certa difficoltà a mettere in scena i suoi testi drammatici. Il caso dell'Internazionale è un caso, diciamo, evidente, cioè mettere in bocca di una cocotte, diciamo, un'idea politica forte, no? Così come è un caso, diciamo, interessante, e questo mi dispiace, anche se sono sforato, ve lo devo leggere perché è importante, secondo me, il caso di una novella di cui ho già parlato in un mio precedente saggio, in cui questo personaggio, Lidia, scrive alla sorella in questo suo viaggio a New York per raggiungere il marito Guido, il cui legame, sorpassando i confini dell'amore coniugale, si configura come un desiderio febbrile, una passione indicibile. A questo punto Lidia ha una posizione privilegiata a bordo, soffre il mal di mare, il comandante le dice, non, l'ironia di Bracco, Bracco Santanelli per esempio è un autore secondo me molto vicino a Bracco, pochi lo hanno scritto, ma è molto vicino a Bracco. Allora praticamente il comandante le dice che potrà guarire dalla sua mal di mare, lei sta subito meglio, il comandante le garantisce che il giorno seguente il mare sarebbe stato calmo. E così veramente il pronostico funziona, il mare è calmo, e approfittando di questa situazione il comandante mette sotto la porta della cabina di questa donna: fra 2 giorni e mezzo saremo a New York, in questi 2 giorni e mezzo vi prego di amarmi.
Naturalmente Lidia è in difficoltà, perché lei poi pensa a questo Guido, marito Guido, che sta lì e che l'aspetta e non vorrei. Dice, che fare? Come può Lidia svincolarsi? E allora che succede? Lei scrive alla sorella, Rosetta mia, ciò che mi accade è diabolicamente fantastico. Ora il comandante ha insinuato sotto l'uscio della mia cabina un pezzo di carta con queste parole tremende. Ci sono a bordo 858 viaggiatori ambo sessi. Poi compiacetevi calcolare 63 marinai, 16 macchinisti, un medico, un cappellano, un cuoco, 4 sottocuochi, 8 sguatteri, 2 maschi e femmine. Due panettieri, scusate, 2 sbucciatori di patate, 6 ufficiali mia immediata dipendenza e 25 camerieri maschi e femmine. Fate somma, sono 987. Se fino a ore 6 di domani mattina continuerete rifiuto, io ore 6 e un minuto farò colare a picco il bastimento. Non so come sono riuscita a trascriverti queste parole, la penna mi sfugge dalle dita che si stessiscono in una specie di paralisi, la vista mi si allucina, mi sento strozzare dallo sdegno, dalla rabbia, dallo spavento, dal terrore, dal raccapriccio, dall'odio. Nella confusione caotica che mi è dinanzi agli occhi non distingo per l'immagine del mio Guido, il quale non mi abbandona, parlo con lui in questo momento terribile della mia vita, gli chiedo soccorso e consiglio. Ho salvato 970 persone. Tua Lidia. Grazie alla professoressa Lezza. E chiamiamo adesso per concludere Imma Del Gaudio, che ci parlerà. Racconterà qualcosa su un altro filone di ricerca che Pasquale ha incrociato durante i suoi lavori, la censura nell'Italia fascista e nella Spagna di Franco. Allora, buongiorno a tutti, come ha appena accennato Elio, sicuramente l'intervento di questa mattina. Il mio intervento di questa mattina, diciamo, si inserisce all'interno del filone di ricerca che il professore ha dedicato a professore, io lo chiamo professore perché sono rimasta legata, diciamo, a questo modo di chiamarlo, perché io sono stata sua allieva sin dagli anni della laurea a Napoli e quindi di conseguenza è stato il relatore della mia tesi di laurea, oltre che della mia tesi di dottorato, quindi mi ha accompagnato in questi anni di ricerca trasmettendomi la passione per la ricerca e soprattutto permettendomi, diciamo, di affrontare qualsiasi argomento con una grande serenità derivata dal fatto che il primo insegnamento, quello fondamentale che ha trasmesso a me come a tutti quanti gli altri allievi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, è stato relativo al metodo, perché il professore da questo punto di vista è stato sempre rigoroso, per cui io l'ho conosciuto negli anni delle lezioni napoletane e mi ha guidato in una ricerca, diciamo, di carattere più locale sulle sale cinematografiche avellinesi, per poi allargare diciamo, lo sguardo fino ad arrivare ad una prospettiva di confronto internazionale come quella che ha improntato la mia tesi di dottorato, che riguardava un po' in generale quello che era il confronto tra, cioè, la costruzione del sistema cinematografico della politica cinematografica franchista, avendo come punto di riferimento ciò che era già accaduto in Italia e quindi permettendomi di fare, diciamo, di addentrarmi anche sul piano dello studio della politica cinematografica in un'ottica di comparazione che dal punto di vista degli studi storici era stata già affrontata soprattutto nelle declinazioni di carattere politico e istituzionale, diciamo, più tradizionale. E quindi il filone della censura, diciamo, si inserisce proprio all'interno di questo discorso un po' più ampio che mi ha permesso di appurare
come in qualche modo ciò che avviene in Spagna abbia come modello quello che era stato già costruito in Italia. E si parte dalla censura non a caso. In particolare la censura è stata affrontata dal punto di vista giuridico, quindi andando ad analizzare non tanto dal punto di vista delle ricadute e non solo, meglio, dal punto di vista delle ricadute proprio pratiche del funzionamento delle commissioni censorie, che è anche un po' più complicato come discorso da sintetizzare, ma dal punto di vista degli interventi normativi che hanno istituito la censura e hanno ne hanno regolato il funzionamento nel corso dei decenni. Circoscrivendo dal punto di vista cronologico l'ambito di studio per quanto riguarda la Spagna di Franco agli anni della guerra civile e dei primissimi anni della costituzione del nuovo Stato appunto nazionalista che esce vittorioso dalla guerra civile, perché in quel momento diciamo si realizza dal punto di vista della politica cinematografica un'architettura di sistema che poi rimane sostanzialmente invariata nel corso dei decenni successivi. E quindi siamo in un momento in cui dal punto di vista diciamo italiano c'è già tanto in termini di continuità rispetto a ciò che è avvenuto nello Stato liberale per quanto riguarda gli anni 20. Prima il professor Sollerno faceva riferimento a diciamo un'assenza di attenzione sistematica per quanto riguardava lo spettacolo degli anni 20, che si traduce in una miriade di manifestazioni regionali. Ecco, è un po' quello che succede anche dal punto di vista della censura, perché quando va al potere il fascismo fondamentalmente non si occupa di intervenire in maniera sostanziale nella politica censoria per quanto riguarda strettamente l'ambito cinematografico, ma eredita quello che è un sistema che era stato già costruito nei decenni precedenti, perché la legge di istituzione della censura in Italia del 1913, c'era quindi già una commissione che era incaricata di valutare le pellicole che venivano prodotte, e questo in qualche modo anche un po' a garanzia degli operatori del settore, sia i distributori che i produttori, che erano soggetti ad una diciamo frammentazione del controllo, perché era affidata ai prefetti, agli operatori, alle autorità locali, che quindi in qualche modo non dava loro la garanzia di poter avere in cambio del loro sforzo economico un tornaconto adeguato. E quindi in qualche modo dal 1913 al 1919, con l'istituzione della censura preventiva, quella che ricordava proprio i soggetti cinematografici, in qualche modo il fascismo si trova già un impianto che a prima acquito gli sta bene, quindi funziona da tutti i punti di vista come organo di controllo la censura di ciò che viene prodotto a livello generale, a livello cinematografico, e dove si concentra l'intervento? In pochi, anche se significativi, dettagli. Ciò che riguarda la composizione delle commissioni, perché questo è un altro aspetto che io ho valutato comparandolo, perché dalla composizione delle commissioni noi possiamo intravedere come le dinamiche relative alla politica cinematografica in qualche modo si intreccino con gli equilibri interni, sia all'interno dei partiti che gestiscono questi stati, che sono collegati a questi stati totalitari, sia alle varie componenti, proprio ai vari azionisti che nel caso della Spagna di Franco partecipano alla gestione del potere e influenzano la gestione del potere. E quindi dove si interviene soprattutto sulla composizione delle commissioni, per cui si eliminano quelli che sono i rappresentanti che sono espressione della società civile, in qualche modo l'esperto per esempio di arti e di letteratura che era stato incluso in un primo momento nella legislazione liberale viene immediatamente cancellato e soprattutto viene messa da parte il ruolo della cosiddetta madre di famiglia, che è un esponente appunto della società civile che soprattutto dal punto di vista morale doveva in qualche modo supervisionare i contenuti della
delle pellicole, perché poi ogni commissario, diciamo, aveva una sua sfera di pertinenza, di influenza, di competenza che lo portava a valutare la pellicola per quel determinato aspetto. Ed è un po' l'impianto che viene applicato anche in Spagna nel momento in cui si riorganizza la censura cinematografica nei territori insurti già durante la guerra civile. Per quanto riguarda il discorso, diciamo, italiano, è il 1934, l'anno un po' di cesura, tra questi, diciamo, da questi meccanismi, perché fondamentalmente dal 34 in poi noi abbiamo l'inizio dell'era Fritti e quindi, la censura viene inglobata all'interno di un piano più generale di politica cinematografica, per cui Fritti concepisce la censura non soltanto come qualcosa di burocratico, di uno strumento di controllo burocratico a posteriori, ma cerca in qualche modo di utilizzarla all'interno di un quadro di promozione della cultura cinematografica, affiancandola poi a tutta un'altra serie di enti che noi ben conosciamo, l'ENIC piuttosto che la Mostra del Cinema di Venezia, piuttosto che la creazione della sezione del credito presso la Banca Nazionale del Lavoro, che sono tutte quante azioni che vengono messe in campo per orientare a monte ciò che viene prodotto. Lasciamo stare quella che è, diciamo, il grado di successo, no, di questo orientamento, perché si potrebbe tranquillamente discutere e ridurre a quella che è, diciamo, la portata di questo intervento nazionale, nazionalistico all'interno della produzione cinematografica, però come architettura c'è, come architettura, come quadro legislativo, ed è quello a cui si guarda in Spagna nel momento in cui si vanno a compiere gli stessi passi. E allora, questo confronto che cosa, diciamo, ci permette di capire? Prima di tutto che lo stesso problema di parcellizzazione della valutazione delle pellicole di controllo che aveva affrontato la prima legislazione in Italia c'è cioè a maggior ragione in Spagna. Inizialmente è qualcosa anche di normale perché siamo all'interno di un conflitto civile, quindi non è, il territorio non è uniformemente sotto il controllo delle forze sollevate, ma stiamo parlando appunto di più organismi di censura che vengono creati nelle città più importanti sotto il controllo prima di tutto di Burgos, la capitale temporanea, diciamo, dello Stato, e che sono sotto il controllo nazionalistico. E questo con un po' di ritardo per la verità, perché siamo quasi ad un anno dallo scoppio della guerra civile e mentre nella parte repubblicana ci si organizza subito per controllare anche le pellicole, nella parte franchista, nazionalista, la prima attenzione è soprattutto per la carta stampata. L'attenzione per il cinema arriva con un pochino di ritardo, quasi un anno dopo l'organizzazione della censura nella parte repubblicana. In più abbiamo una proliferazione di piccoli enti sul territorio, perché che succede? Che pian piano che si allarga la zona di controllo della parte nazionalista e fino a prima della conclusione del conflitto, si creano varie commissioni che temporaneamente sono incaricate di gestire la funzione di controllo censorio. Però tutti questi organismi continuano poi a lavorare in maniera parallela, perché il nuovo provvedimento che arriva istituisce un'altra commissione ma non scioglie quella precedente. E quindi succede che pellicole che sono bandite da una città in realtà poi circolano in un'altra perché ci si appella ai vari verdetti che sono anche contrastanti tra di loro. Quindi la prima necessità che c'è in Spagna è quella di andare a centralizzare quanto più possibile l'operato della censura, il controllo. E questa cosa avviene con grande fatica. Perché? Perché poi anche quando lo si fa dal punto di vista del diritto, dal punto di vista normativo, c'è la cosiddetta paracensura a cui fare il fronte, perché ci sono le autorità locali, gli alcaldes, che continuano a considerare il controllo sulle pellicole cosa propria e quindi anche in contrapposizione ai verdetti che, ai permessi che le pellicole avevano, continuano a proibirle occasionalmente.
E in più abbiamo il passaggio fondamentale, quello della conquista di Madrid e Barcellona da parte delle forze sollevate, dove è il grosso delle attività produttive, dove è il grosso degli archivi cinematografici. E quindi dai primissimi mesi del 39 vengono istituite due commissioni in quelle città in particolare che hanno il compito di vagliare ciò che veniva custodito in quei due grandi centri, continuano queste ad essere, questa attività continua ad essere preservata per decenni e decenni perché materialmente proprio la mole di lavoro è tanta. In più abbiamo l'interessamento della Chiesa Cattolica che attraverso la selezione nelle sale parrocchiali e attraverso diciamo, tutta una serie di indicazioni che vengono date ai credenti su che cosa guardare e che cosa non guardare, affianca in una sorta di censura ufficiosa quello che è il controllo centralizzato dello Stato. E allora noi ci troviamo di fronte a diciamo, delle problematiche che per quanto riguarda la ricaduta degli interventi censori potrebbe essere simile, ci trova evidenza dei punti di contatto importanti. Un altro punto di contatto importante sicuramente è quello che riguarda diciamo, la censura idiomatica, perché come in Italia a partire dagli anni 30, inizio degli anni 30 e 32, con l'istituzione degli studi cinematografici autoctoni, c'è il doppiaggio, no? Viene sdoganato la pratica, viene sdoganata la pratica del doppiaggio obbligatorio, istituendo anche dei buoni di doppiaggio che riguardavano le pellicole che venivano importate e che potevano anche essere cedute dai produttori che le acquistavano, quindi in qualche modo utilizzando il controllo sulla lingua per controllare anche i contenuti delle pellicole. Quindi non soltanto nazionalizzazione e non soltanto lotta, diciamo, al regionalismo, all'uso dei dialetti, ma anche controllo proprio nel merito di quello che veniva detto, tant'è che per quanto riguarda, per esempio, l'esperienza spagnola, noi abbiamo anche degli esempi di scollamento abbastanza evidente tra i dialoghi e le immagini di tutto. E allora, come vi fa capire questo che vi ho appena detto, anche in Spagna si agisce nell'ambito istituendo il doppiaggio obbligatorio e con un sistema abbastanza simile anche di buoni di doppiaggio che in qualche modo sono anche utili per promuovere l'industria cinematografica nazionale, perché nel momento in cui si creano degli studios nazionali oppure si ha degli studi nazionali di doppiaggio oppure si dà la possibilità agli studios americani di aprire delle sedi distaccate che si occupano proprio della circolazione della pellicola in quella determinata regione geografica e linguistica, in qualche modo si dà anche lavoro alle maestranze locali e quindi si trasforma quello che è un meccanismo di controllo in uno strumento di promozione della politica dell'industria cinematografica. Un'altra questione che non è assolutamente da trascurare è quella che riguarda la composizione la partecipazione della componente militare alle commissioni di censura. Perché, per esempio, qui troviamo una differenza, perché nel caso dell'Italia il rappresentante del Ministero della Guerra e la presenza di queste commissioni è abbastanza relativa. Mentre per quanto riguarda, o meglio tardiva, mentre per quanto riguarda la Spagna è una costante, sin dal primo insediamento della prima commissione censori abbiamo la presenza delle forze armate. Solo che poi questa presenza viene in qualche modo in parte ridimensionata in base a quelli che sono i momenti e le stagioni che il regime vive. Per cui noi abbiamo un arco temporale che va dal 1941 al 1946, in cui è forte, per esempio, la componente falangista all'interno della gestione della politica cinematografica e della stampa in generale, quindi anche provvedimenti come l'istituzione della vice segretaria d'educazione popolare sono diciamo, dei fattori chiave che indicano come personaggi come Serrano Suñer oppure come Manuel Augusto García Viñolas, che sono esponenti diciamo, della parte intellettuale della falange, in qualche modo
allunghino la loro mano su organismi come periodici cinematografici, commissioni di controllo e quindi dando una forte impronta di carattere falangista che guarda molto all'Italia, al modello italiano in quest'arco temporale. Poi ovviamente cambiano gli equilibri, siamo nel post Seconda Guerra Mondiale e dal 1946 in poi cambia la gestione della censura in Spagna, per cui il ministero che si occupa di controllare le commissioni censorie è un ministero che è gestito dalla fazione nazional-cattolica del regime franchista e quindi nel 1946, per esempio, viene sospeso anche l'obbligo del doppiaggio in Spagna. Però questa cosa non cambia nulla poi nella pratica perché continuano ad essere tranquillamente doppiati i film, perché un po' perché il pubblico si è abituato a questo, un po' perché è cosa gradita in generale o continuare ad operare questa forma di controllo, e quindi di fatto, pur non essendoci più un obbligo di legge, nella realtà continuano a circolare versioni pensate apposta per questa situazione, per quella realtà. Questa diciamo che è un po' una caratteristica di tutta la politica cinematografica del regime franchista. Il caso più eclatante che non riguarda poi strettamente l'ambito censorio è quello del film Rasa, che è un film che è stato diciamo, prodotto partendo da una sceneggiatura scritta, si dice, dallo stesso Franco, che l'ha pubblicata attraverso uno pseudonimo, ma che non ha mai smentito la paternità di quest'opera. Quindi abbiamo, seppure non in maniera ufficiale, ma è provata, diciamo, provato l'interessamento del dittatore stesso nei confronti della realizzazione di questa pellicola. Ebbene, questa che è una pellicola che viene prodotta e viene ideata nell'ambito in cui, nel momento in cui l'Europa è sconvolta dal punto di vista militare, appunto politico, dalla Seconda Guerra Mondiale, e quindi che viene impregnata della propaganda di quel momento, viene sostanzialmente fatta sparire. Viene rieditata negli anni 50 e viene rieditata con un orientamento politico internazionale completamente diverso che strizza, per esempio, l'occhio agli Stati Uniti d'America, che invece nella prima pellicola erano, diciamo, considerati i nemici. E tant'è che questo intervento è pesante, che le prime copie di questa versione, le copie di questa versione vengono materialmente distrutte. Alla fine, se scompare anche la memoria di questo cambiamento per decenni e decenni, dov'è che in qualche modo la storia poi si prende la rivincita? Nel momento in cui crolla il muro di Berlino e quindi dagli archivi di Berlino esce della Filmoteca berlinese, esce fuori una copia integra di quella che era la prima versione del film e che consente proprio di andare a vedere come il franchismo abbia utilizzato, abbia cambiato la sua politica cinematografica nelle forme e nei contenuti in base alla stagione internazionale anche che si è trovato ad attraversare. E quindi di questo la censura è stata una prova abbastanza eclatante, come abbiamo visto, perché appunto si passa dal controllo militare alla preponderanza falangista per poi lasciare tutto nelle mani della Chiesa Cattolica. E quindi questo è soltanto, diciamo, un assaggio di quello che si può fare manipolando la storia del cinema e vedendola da prospettive diverse, perché fondamentalmente il grande insegnamento che io ho avuto dal professore Ghiaccio è quello di guardare sempre la storia con senso critico e utilizzare il cinema come lente di ingrandimento per leggere i fenomeni sociali e leggere i fenomeni storici. Grazie. Intanto ringrazio tutti, a cominciare dal padrone di casa, magari propriamente, e tutti quelli che sono intervenuti, quelli che hanno organizzato e tutti quelli che hanno detto tanto bene delle cose mie. Allora, ricordo un regista americano a Penn, Arthur Penn, a Pesaro una volta, facendo una conferenza stampa, dei giornalisti gli dissero: nei tuoi film ci sta questo, questo, questo e questo. Il regista disse: io veramente non è che ce l'avevo pensato, però se voi me lo dite, io me lo prendo.
mi fa piacere e io faccio la stessa cosa. Se l'ha detto a Cuppè, posso dirlo pure io. Quindi molte di queste cose io non ci avevo neanche pensato, voi mi ci avete fatto pensare. Questo libretto qua è pieno di quello che voi avete detto. Sì, perché sta prendendo appunti? Perché? Un po' perché se non vi guardavo diciamo, mi imbarazzavo di meno. L'altro motivo è un motivo pratico. Avete detto tante cose sul mio lavoro che saranno utilissime quando lo studio, me lo rileggo, me lo approfondisco. Siccome sto continuando a lavorare su questo, ne faccio tesoro e vedrete che lo metterò a frutto. Allora, questo è stato sempre un po' il metodo che ho adoperato in tutti questi anni, come sanno bene gli amici, eccetera. Io ero uno storico di partenza, assieme a Pira abbiamo fatto cose che voi umani non potete immaginare, e mi sono trovato a fare il cinema per fare il cinema, a fare altre cose per pura caso. Mi chiesero di fare una cosa sul cinema in mezzogiorno per La storia del mezzogiorno di Galasso e Romeo, e io accettai perché pensavo ci fosse chissà quale bibliografia, quindi che ci vuole a fare un saggio. Poi mi accorsi che non c'era assolutamente niente, perché in anni passati il cinema non era considerato una materia storica, e allora sono stato costretto, proprio per sopravvivenza, ad andare a cercare le persone, a cercare le fonti, quindi a cominciare ad andare a cercare i registi, se avevano sceneggiature, se avevano documenti, a intervistarli. Quel libro sulle testimonianze che è stato citato da Brunetta e da altri, che è un bellissimo libro, perché l'ho scritto io, perché sono le testimonianze di Rosi, di Monicelli, di Mancini, di Montaldo, di Suocero Chinavico, eccetera. In realtà non era un libro pensato per essere pubblicato, erano soltanto le testimonianze che andava a chiedere alle persone che facevano cinema, cioè ai testimoni, mi portavo il registratore e cercavo di avere materiale, storia orale, ma poi c'erano sceneggiature e tutto questo. Poi, visto che queste testimonianze erano così interessanti, poi le ho pubblicate, anche perché quando le pubblicai allora non c'era assolutamente memorialistica. Oggi qualsiasi regista, anche che fa un solo film, pubblica la sceneggiatura, pubblica i suoi ricordi, pubblica la sua. Quindi c'è un sacco di materiale, ci sono. Allora, queste persone, anche le più importanti, per esempio Suso Cecchinaco, che è una delle più grandi sceneggiatrici della storia del cinema, non soltanto italiano, quando l'andai a intervistare a Via Paesiello, a casa sua, ci tenevo moltissimo, questa era la sceneggiatrice di Rose, di Visconti, del cinema italiano migliore. Stiamo un'ora lì a parlare, gli fece delle domande, lei mi rispose con molta gentilezza, sono molto, molto raffinata, eccetera. Poi, accompagnandomi all'ascensore, mi disse: beh, però, quante cose sono uscite? Cioè, come se queste persone qui non avessero mai all'epoca pensato che i loro ricordi, il loro lavoro, le loro sceneggiature potevano servire per lo studio del cinema. Non ci avevano pensato loro, non ci avevano pensato neanche gli storici, perché il cinema, abbiamo visto che era considerato cinema, teatro, forse cinema di più, era considerato. Quindi era proprio un patrimonio che si stava perdendo. E quindi poi dopo hanno cominciato a scrivere la Cecchi d'Amico, Ugo Pirro, Amelio, ormai c'è una memorialistica infinita, quindi può prendere una cosa può fare qualsiasi, ma allora non c'era nemmeno l'idea. Pensate che insomma, io ho avuto la fortuna di trovare Mancini con la sceneggiatura di Bronte, con cui abbiamo fatto un lavoro. Mancini, la rivenuta, l'altro è Marco Leto con La villeggiatura. La villeggiatura è un film poco conosciuto, girato negli anni 70. Che mi colpì molto perché era un film che parlava del fascismo in camicia bianca. Poi c'era un commissario che era proprio il tipico fascista, non il tipico fascista, il fascista buono, diciamo così, quello che vuole convincere i deportati nell'isola a passare dalla loro. Cioè, suona molto, molto, un po' Zullo, mi ricordava Zullo che dava i consigli. Quello della censura, eccetera. E andai a trovare Marco Leto
gli studi storici su questo argomento, sulla mentalità, sui funzionari, allora, c'erano, insomma, lo facevamo con Piero sul turno, sulla censura, eccetera. Come ha fatto questo regista a capire bene la mentalità di questo personaggio? Mi colpì molto. E mentre parlavo con lui, mi diceva: Marco Leo, ma io l'ho conosciuto, veniva a casa di mio padre, quindi l'ho conosciuto direttamente, poi mio padre. Scusi, ma lei chi è? Marco Leto, mi ricordai che c'era un libro di Guido Leto, sì, nel capo dell'opera. Quindi diciamo, Marco Leto era il figlio dell'opera, il figlio di quella che aveva fondato l'opera. Quindi per dire che certe volte le combinazioni. Marco Leto poi mi ha dato la sceneggiatura, anzi se l'è curato pure lui, abbiamo fatto un altro libro. Sulla sceneggiatura sul film La villeggiatura. Pensate che un altro film che volevamo tanto raccontare, che era La vita agra di Lizzani, film degli anni 60, film molto bello, da lui vaghi italiano, eccetera. Lizzani che l'ho conosciuto molto bene, non siamo riusciti a trovare la sceneggiatura, cioè della Italia non c'è la sceneggiatura, quindi anche film molto vicini a noi non si trova la sceneggiatura. Quindi mi sono trovato proprio nel momento in cui ancora si poteva cercare e trovare documenti, quindi ho avuto la fortuna di conoscere Rosi, Montaldo, i documentaristi. Ve l'ho detto per quale ragione, e molti di questi sono perfino diventato amico, per cui mi sono molto divertito. Quindi la cosa che posso dire, come ringraziamento per voi, mi sono molto divertito a sentire voi che parlavate di me, mi sono molto divertito a fare questo lavoro, perché una cosa è vedere un film di Rosi, è una cosa vedere il film di Rosi con Rosi a fianco. Oppure vedere delle opere assieme agli autori, non è come vederle, diciamo, per conto nostro. Perché tu mentre stai, no? Vedi Rosi che dici, ma bello questo personaggio della sfida, questo attore spagnolo, José Suárez, cioè questa, dicevo io, cioè questa gestualità un po' esagerata. Cioè, quindi i commenti dei registi, mentre tu vedi il film, per esempio Rosi stesso, ogni tanto sì, vedevamo i film, girava verso il direttore della fotografia, che era Pasqualino De Santis, il fratello del regista di Beppe De Santis, e ogni tanto diceva: Pasqualino, che lo chiamo. Evidentemente lui quando vedeva una scena uscita bene, lo sottolineava rivolgendosi al suo direttore della fotografia. Quindi, tu capisci un sacco di cose, insomma, vedendo un film assieme a questo. Poi, come ultima cosa, vorrei dire che quando mi decisi, mi resi conto che bisognava andare a cercare anche i documentaristi. Guardate che la storia del documentario è una storia molto recente, ancora più recente di quella. Fino a pochi anni fa non esisteva una storia del documentario. I documentari erano proprio l'aspetto più negletto della storia del cinema. E una volta andammo a trovare con Mietta un grande documentarista che era De Sita, che si era ritirato dal cinema, perché questi poveretti non erano considerati, non erano dimenticati. Andammo a trovarlo, stava in Calabria, faceva l'agricoltore. E vedemmo i documentari di De Sita, perché allora non. Cioè, quell'epoca non è che tu prendevi internet, prendevi e ti vedevi l'opera. Per andare a vedere l'opera dovevi andare da un autore e sperando che lui avesse qualche cassetta e te la facesse vedere, te la mostrasse, appunto, il materiale. E quindi ci vedemmo questi documentari e per fortuna avevo il registratore, quindi ogni cosa che vedevamo lì lui faceva i commenti. E qui non ci metterei la voce off, qui la leverei la voce. Ho recuperato, per dire che uno continua a lavorare un po' di questi fa. I commenti che lui faceva alla sua opera di De Sita, e quindi facendo una cosa su De Sita, ce li ho messi dentro come commento di De Sita alle sue stesse opere mentre ce le vedevamo. Quindi questo è una delle Il metodo cose. IAS.
Il metodo viaggio era quello di avere sempre la mente aperta e prendere appunti. E quindi io adesso vi ringrazio, io mi sono divertito a sentire voi, vi ringrazio tutti.